a tutti ragazzi, questo è il mio primo video. Io sono Elena e oggi ho deciso di mostrarvi la valigetta di Sofia la principessa. Guardiamola un po' più da vicino. Qui c'è il logo della scuola di Sofia, ovvero la Reale Accademia. Con dei grigori con dei fiori intorno, che però non sono colorati. Poi, qui c'è questo elastico per portarlo in giro dove volete, che si può anche rimuovere se uno ha un po' di forza. Perfetto, possiamo aprirla. Con la valigetta arrivano questi personaggi, ovvero Sofia, Preside Fauna, il cavallo Minimus e l'amico di Sofia di cui non mi ricordo il nome. Perfetto, guardiamo un po' più da vicino la Reale Accademia. Qui c'è l'aula dove Sofia studia. Qui si mette Preside Fauna. E Sofia e il suo amico ascoltano la lezione. Poi qua c'è la sala da ballo dove si può accendere la luce. Poi qui si mettono Sofia e l'altro e danzano. Poi qui c'è l'aula di lettura, dove qui si mette Preside Fauna o Sofia o l'altro, e muovendo questo fanno avanti e indietro, tipo per andare senza muoverli con la mano. Poi qui leggono, e se li muoviamo, il libro gira la pagina. Qui c'è uno sfondo molto carino dove c'è la foto di Sofia, le tre principesse, Minimus e un vaso di fiori. E qui il muro. Qui c'è la sala dove Sofia si cambia per fare i diversi sport, tipo per ballare si mette un vestito. E poi per fare le altre attività, che poi vi mostrerò. Qui l'armadietto si apre e dentro c'è Minimus. Passiamo sopra. Qui c'è l'aula di arte, dove Sofia sta disegnando il suo castello. Poi qui c'è anche una pianta. Il disegno di Sofia, le tre maestre, Minimus e il vaso di fiori, proprio come qui. Poi qui c'è l'aula, beh, non è un'aula, è il giardino dove qui sta Minimus.
come si salta gli ostacoli. Vabbè. Qui, se apriamo questo sportello, qui c'è fiamma. E qui Sofia e il suo amico si possono mettere a guardare Minimus. Perfetto, questa recensione è finita qui. E spero tanto che vi sia piaciuta. E se vi è piaciuta mettete mi piace. Ciao!